In questo video andiamo a completare il discorso che abbiamo iniziato nel video precedente e che riguarda le API di OpenHub, andando a vedere il modo col quale è possibile collegarsi al bus degli eventi gestito da OpenHub stesso per ricevere le notifiche push relative ai cambiamenti di stato dei diversi item. Questo può servire per chi deve o vuole sviluppare un'interfaccia di controllo custom per poter far aggiornare i propri componenti in tempo reale, ricevendone i relativi cambiamenti di stato direttamente da OpenHub in modalità push, senza doverlo continuamente interrogare con il cosiddetto polling che risulta normalmente poco efficiente. Iniziamo quindi con l'andare a vedere che cos'è il bus degli eventi di OpenHub. E questo lo possiamo vedere dall'interfaccia di OpenHub stesso, andando sulla home page classica, strumenti per sviluppatori, developer sidebar. Si abilita una sezione a destra della nostra interfaccia dove ci sono alcuni tool che possono tornare utili durante l'utilizzo di OpenHub. In particolare nel nostro caso andiamo a cliccare al secondo, che è l'Event Monitor, che è uno strumento che ci permette di vedere nella parte in basso tutti gli eventi che capitano su OpenHub. Quindi clicchiamo il pulsante per attivarlo e ogni volta che succede qualcosa agli item di OpenHub ci appaiono qui le notifiche. Ecco, quello che vogliamo ottenere noi è praticamente lo stesso risultato, però poi vogliamo interagire con questi eventi, quindi vogliamo fare in modo che in base alle informazioni che ci arrivano da queste notifiche push, la nostra interfaccia reagisca di conseguenza. Quindi se mi arriva il fatto che una luce ha cambiato di stato da accesa a spento, io voglio vedere l'icona della luce sulla mia interfaccia che diventa spenta. Oppure ho un cambio di valore di temperatura di un sensore e voglio vedere il valore che cambia in tempo reale, senza dover essere io tutte le volte a chiedere a OpenHub se è cambiato qualcosa. Andiamo quindi a vedere sulla nostra interfaccia di test come implementare il sistema che abbiamo visto sull'interfaccia di OpenHub. Quindi questa è la nostra interfaccia di test che abbiamo visto l'altra volta che ci permette di comandare le luci. Io ho aggiunto una sezione qua sotto che vedete si popola tutte le volte che arrivano degli eventi senza che sull'interfaccia succeda qualcosa, quindi non c'è interazione dell'utente. Questo è OpenHub che ci sta mandando i vari eventi che accadono sul sistema. Fondamentalmente è lo stesso sistema che è implementato nell'interfaccia di OpenHub che abbiamo visto prima. Per fare questo, ho semplicemente nel codice della pagina ho aggiunto la connessione al bus utilizzando le API events. Tramite queste righe di codice in JavaScript, tutte le volte che OpenHub mi manda qualcosa, viene scatenato questo blocco di codice che permette in questo caso, la popolamento di questa sezione della pagina in maniera dinamica. In altri casi può permettere, ad esempio, di aggiornare lo stato della lampadina piuttosto che di un interruttore, eccetera. Adesso andiamo a vedere un altro esempio, graficamente simile al precedente, che però mi permette di aggiornare un valore di temperatura tutte le volte che OpenHub me lo invia. Quindi la nostra pagina si chiama Push. Parte in questo modo dove abbiamo una sezione della pagina in cui c'è no value perché ancora non ci è arrivato nulla. Adesso aspettiamo. Ecco che è arrivato un valore di temperatura, un cambiamento. Qui mi sono fatto stampare dei messaggi di log, però fondamentalmente mi è arrivato un messaggio, quindi un evento. Io ne ho preso il valore e l'ho inserito nella pagina. Diciamo che per fare le cose fatte bene al caricamento della pagina bisognerebbe fare una chiamata API per ottenere il valore corrente, per non dover aspettare un cambiamento di valore per vedere il valore nella pagina. Per farlo possiamo prendere spunto dall'esempio precedente, quindi andiamo a copiarci ad esempio la getStatus. E la richiamiamo nel nostro main, diciamo così. La mia getStatus chiama l'API,
sul relativo item. Vado a prendere il nome dell'item, lo metto qua. E a questo punto ottengo lo stato e lo vado a settare nel value. Così dovrebbe funzionare. Facciamo una prova. Ok, viene caricato subito e poi ci fossero dei cambiamenti, li vedremo in tempo reale. Quindi le API che entrano in gioco in questo caso le possiamo andare a vedere un attimo sulla documentazione. Sono quelle della sezione Events. In particolare per questo esempio la nostra connessione al bus è filtrata su un certo particolare topic, perché ho deciso che in questa pagina mi interessava solo l'item della temperatura della cucina. In questo modo, diciamo, si alleggerisce un pochino il sistema.